Siamo qui con il signor Enzo Chioditti degli ERPOF, associazione di ipovedenti, che ha una sede, nasce a Cagliari ma c'è una sede molisana, grazie a lei. Oggi inizia il corso qui a Termoli per due ragazzi, ci spiega meglio di che si tratta? Allora, questo è un corso, si chiama di orientamento e mobilità per non vedenti ed ipovedenti. L'ipovedente, il non vedente, viene istruito con un bastone bianco a muoversi nella città di residenza. Una volta imparato nella città di residenza, piano piano impara anche a camminare fuori della propria città di residenza e della propria regione. Diceva del primo corso, che si fa in Molise. Sì, questo è un corso, diciamo, è un progetto di 400 ore, strutturato nel Molise con tre zone: Termoli, Campobasso, Isernia. Ci sono tre alunni partecipanti su Campobasso 5 e su Termoli 2. Questo progetto è composto, diciamo, è fatto da 400 ore, ogni alunno deve fare le proprie 40 ore di istruzione. Nel Molise e nel centro-sud è la prima volta che si fa. E tra l'altro c'è un'istruttrice che arriva dalla Puglia. Sì, allora, nel Molise di istruttrici di orientamento e mobilità non ce ne sono. Ce ne sono uno o due in Puglia, c'è una in Basilicata, c'è più di qualcuno a Roma, però nel centro-sud non ce ne sono. Noi l'anno prossimo, se tutto va bene, la mia sede centrale mi darà la possibilità di fare un corso di orientamento e mobilità per istruttori nel Molise, con la speranza che ce la facciamo a farlo, se no sarà fatto nel 2024. Questi corsi si rivolgono solo ai minorenni oppure anche agli adulti? No, questi corsi si svolgono sia per gli adulti, i maggiorenni, anche per i minorenni. Infatti questo ragazzo, Simone Battaglia, è un minorenne. Sì. E la mamma è molto felice? Sì, perché nel momento in cui il figlio ha 16 anni e impara a muoversi nella città di residenza, Termoli, Campomarino e quant'altro, la mamma non potrebbe essere più felice di vedere il figlio autonomo in tutte le cose, insomma, anche nel camminare, nel muoversi, uscire, andarsi a prendere sigarette da solo, andare alla posta da solo, andarsi a comprare anche una camicia da solo, come faccio io. Lo IERFOP è un ente di formazione professionale. In sigla viene chiamato IERFOP, per intero viene chiamato Istituto Europeo di Ricerca e Formazione ed Orientamento Professionale per non vedenti e ipovedenti e anche per le altre disabilità. Anche corsi per operatori, vuol dire per, diciamo, docenti di scuola media inferiore, scuola media superiore e anche universitari, e anche, diciamo, agli assistenti sociali, agli psicologi, pedagogisti e quant'altro.